Siamo al minuto 85, il tabellone segna Milan 3, Real Madrid 1, ed è il Milan che viene avanti ancora con Okafor, che sbaglia, recupera la palla, ma la partita è ancora lunga, come i fratelli Karamazov, il libro, lunga. Grandissima partita dei ragazzi che passano in vantaggio con un colpo di testa di Ciao su pennellata morbida come una mussa al cioccolato di Pulisic. Adesso attenzione, viene avanti ancora il Real Madrid. Ciao si è alzato, l'ha toccato il soffitto del nuovo Santiago Bernabéu e segna il gol dell'1-0. Ma seguiamo questo corner per il Real Madrid. Pallone dentro e respinge di pugno e c'è un fallo su Maignan. Pareggia su rigore dopo che Milan stava giocando una partita di totale controllo. Segna l'errore di Teo, poi il fallo di Emerson ed è il gol dell'1-1. I ragazzi non mollano, recupera una palla splendida il Milan con il tocco di Pulisic, Fofana, Pulisic, Morata, Pulisic, Leao, tiro, la palla respinta dal portiere, arriva Alvaro il corsaro per il gol del c'è un fallo per il gol del 2-1. I ragazzi giocano in maniera splendida, tutti all'unisono, compatti come fossero la falange macedone di Filippo I. Tutti spirito di sacrificio, attenzione, squadra corta, una partita straordinaria dei ragazzi che vanno anche vicini ancora al 3-1, viene avanti ancora il Milan, attenzione, pallone dentro è splendido per Teo Hernandez, pallone dentro, attenzione, è il miracolo ancora su Reinders del portiere Lunin che già aveva impedito il 3-1 su colpo di testa di Leao, servito alla grandissima mississima da Emerson Reale. E viene avanti ancora il Real Madrid, poi vi racconto il terzo gol, attenzione, pallone dentro e Maignan lo recupera, Maignan che ha commesso due disattenzioni, per fortuna non è stato annullato il gol di Rudiger, cantano una serata meravigliosa che ci aspettavamo da tanto tempo. Il terzo gol vede ancora protagonista il Milan con Abraham che controlla la palla, l'appoggia a Reinders, Reinders davanti, appoggia a Leao, splendido Rafa che mette in mezzo a Reinders che non sbaglia il gol del 3-1. Una grandissima partita anche di Musa sulla fascia di sinistra. Viene avanti ancora il Real Madrid, vediamo al minuto 88:30, pallone laterale dove può andare Mbappé, pallone laterale lungo, attenzione, salta ancora la difesa del Milan, ancora altro cross in mezzo, lungo, fuori, bisillabo di felicità, colpo di testa. Una partita splendida, il Milan ora tiene Reinders, io no, ogni volta che penso a un giocatore penso a 10, Reinders, Rafa che pure ha sbagliato un'occasione, ma là a cantare, sentite, meritavamo una serata da grandissimo Milan, meritava una serata così Fonseca, ma la partita è ancora lunga, siamo al minuto 89, lancio lungo ancora, attenzione, controllata la palla, entra Calabria e Pavlovic, ma perché questi cambi? Attenzione, cerca ancora di venire avanti il Real Madrid che non demorde, può mettere in mezzo questo pallone dentro, attenzione, potrebbe tirare, tiro murato da questi ragazzi della Via Pal, da questi ragazzi degni di Ferenc Molnar. Viene avanti ancora il pallone dentro, attenzione, un'altra partita, Musa che partita che ha fatto, sei minuti, attenzione, pallone dentro, ancora laterale,
pallone laterale, attenzione, pallone dentro, libera ancora il Milan. Gli ultimi attacchi, vediamo se Milan riuscirà a effettuare qualche contropiede, ora deve stare attento, attenzione. Il miracolo! Il miracolo! Il miracolo di Maignan! Il miracolo! Sul colpo di testa di chi? Brian Diaz. Di Brian Diaz, il miracolo di Maignan che da un metro salva. Viene avanti, ancora, miracolo di Maignan, pallone dentro. Maignan, miracolo di Maignan da zero metri. Una parata straordinaria, rivediamolo. Ecco il tiro, la parata da zero metri, il miracolo. Maignan, l'esaltazione del questi 11-13. Grandissimo Maignan. Ha effettuato la parata della partita. Quando mancano ancora tanti minuti alla fine, ne mancano 5. Attenzione, controllata la palla da parte del Real. Che parata, tutto il mondo ha visto la parata di Maignan. Tutto il mondo ha visto questo grande Milan. Attenzione, e poi recupera la palla Musa e controlla la palla ancora il Milan quando mancano 4 minuti alla fine. 240 secondi per il trionfo e con esce. Ecco Emerson Reale, Emerson Reale, coperto di ironie e di sarcasmo. Entra Calabria e Pavlovic. Chi sono usciti, vecchio cuore? Emerson e Musa per gli ultimi attacchi. Attenzione, viene avanti ancora il Real Madrid quando mancano 3 minuti e mezzo alla fine. Attenzione, pallone laterale, attenzione, lancio lungo, cerca di andare Calabria, va a recuperare il pallone, calma, calma, attenzione, una finta, cerca di andare, pallone dentro, il tiro alto, bisillabo di felicità, ancora alto. Mancano ancora 3, cioè vuoi dire 180 secondi? Ma magari adesso sono diventati 178 forse. Mancano 3 minuti. 100. State alti coi voti stasera, Dio mio. Allora lancio lungo, nasce da lui l'azione. Lancio lungo del portiere Maignan, miracolo, miracolo. Miracolo nella quinta strada, lancio lungo di Maignan. Attenzione, pallone lungo, quando mancano 2 minuti e mezzo. Attenzione, bravo Pavlovic che si è attorcigliato. Rudiger ora gioca là davanti, tutto saltato. Lancio ancora lungo, attenzione. Calabria, pallone dentro, ancora laterale. Viene avanti ancora Real Madrid, pallone dentro, una finta, scivola e corner! Eroici ragazzi, ma quanto manca? 2? 1,56. Cosa sono 1,56? Vai! Pallone dentro ancora. La finta, potrebbe tirare, tiro. Murato ancora. Grandi. Abraham ha colpito la testa. E allora sarà ancora lunga. Subito invitato a venire, colpo dalla testa di Abraham. Veramente, quando poi parleremo delle belle pagelle, ma mi stropiccio gli occhi questa sera per la prestazione dei ragazzi. Meritava Fonseca, meritavano i ragazzi. Mi ero appigliato ai giocatori, mi ero appigliato. Una partita perfetta questa sera. Vanno in vantaggio, soffrono, recupera Real Madrid, rigore, tornano in vantaggio, controllano, potevano segnare ancora gol. Mi stropiccio gli occhi,
per questi ragazzi questa sera. Ci voleva una serata per tutti noi che li seguiamo, per tutto il mondo, per tutti voi che state attaccati ai televisori, orgogliosi di questo Milan, orgogliosi di questo Milan. Eccolo là, quando ormai mancano 2 minuti e il Milan porta a casa 3 punti che esulano dalla classifica, esulano. Ci voleva una grande serata così, sembrava che dovessimo, porta una fortuna quando dicono perché ci presentiamo, tutti quelli che dicevano tanto finirà 5-0, Dio mio come non conoscono il Milan, quanto manca, allora viene avanti ancora sta controllando, quanto manca? Deve recuperare i cambi, viene avanti ancora. Ecco ancora il Real Madrid che viene avanti, attenzione, con questo tentativo pallone dentro. Ed è Di Maignan sul suo petto, vasto come la chiglia della nave dell'Eubea. Sì, come la chiglia della nave dell'Eubea. E allora, oh, 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 fischia, ancora, lancio lontano, fischia, oh, il trionfo, ci voleva una serata così. Per quelli che non ci credevano, grande Milan, ed è la seconda volta che non ci credo, ed è la seconda volta che il Milan è grande. Vai, vecchio cuore rossonero.